il Partito Democratico e il suo suicidio politico. Ne parleremo questa sera con il giornalista Massimiliano Amato, autore del libro Democrat, l'ambizioso sogno del partito mai nato. Andiamo subito a presentare il nostro ospite. Buonasera Massimiliano. Buonasera Martino. Allora, tu parti con una data, il 19 aprile 2013, è l'inizio della fine, possiamo dire, del Partito Democratico, o meglio, succede qualcosa di importante. Sì, il 19 aprile del 2013 arrivano all'improvviso al pettine tutti i nodi irrisolti della mancata, questo secondo il mio giudizio ovviamente, della mancata costruzione di questo partito, perché di fatto questo è un partito che nonostante sia sul mercato della politica da 7 anni, è un partito che come tale non si è ancora di fatto costruito, non si è ancora di fatto costituito. Il 19 aprile succede che il padre costituente di questo, uno dei padri costituenti di questo partito, Romano Prodi, viene impallinato clamorosamente nella corsa per il Quirinale da 101 franchi tiratori. Ecco, in quell'episodio particolare, significativo, in quel parricidio, io ho visto definizione di una parabola, la conclusione di una vicenda, quella della mancata costituzione di questo partito, che adesso è atteso ad una serie di appuntamenti decisivi per i quali vale il classico principio dentro fuori, cioè adesso non possono più sbagliare. Tu all'interno di questo libro ti poni come giornalista o anche come cittadino deluso? L'una e l'altra cosa, ovviamente. Diciamo che la ragione per cui ho scritto questo libro è la grande delusione. Partengo a quell'area culturale che ha portato appunto alla costruzione del progetto PD. Ci appartengo da sempre, per cui ho seguito non solo da osservatore come giornalista il processo costituente del PD, ma l'ho seguito anche da cittadino di centrosinistra che in qualche modo guarda a quel partito come allo sbocco naturale di una lunga vicenda, di un lungo percorso, quello intrapreso anni fa dagli ex comunisti e dagli ex democristiani per la costruzione di questo famoso soggetto unico del centrosinistra, questo grande partito riformista del centrosinistra. È certo che c'è la delusione, io credo che dal libro traspaia anche, come dire, questo moto di ribellione, è un libro scritto anche di pancia, voglio dire. Poi ovviamente ci ho messo il metodo giornalistico, perché è quello il mestiere che faccio, e quindi il metodo giornalistico mi è servito per ricostruire le vicende che io narro significativamente sviluppando questa narrazione intorno a degli episodi simbolo. Uno di questi è quello che citavamo prima, ed è la mancata elezione di Romano Prodi alla presidenza della Repubblica. Ce ne sono tanti altri, c'è per esempio l'episodio enorme della mancata vittoria alle elezioni di febbraio. Ecco, per ricostruire quel tipo di vicende mi sono avvalso il metodo giornalistico, ma se in ultima analisi dovessi dirti per quale motivo ho scritto questo libro, di sicuro da cittadino deluso. È proprio la reazione del cittadino deluso. Secondo te oggi la politica cos'è? Può sembrare una domanda politica, banale. No, però non è una domanda banale, anzi è una domanda molto complessa. Potremmo fare una trasmissione di un paio di giorni. La politica in questo momento ha bisogno di una grande, posso dirti di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di una radicale rifondazione. La politica è entrata in un tunnel, in un vicolo cieco con il crollo della Prima Repubblica, e da quel tunnel non è ancora uscita.
la politica in Italia ha generato una situazione di eterna transizione, una situazione, un palcoscenico su cui si muovono diverse anomalie. L'anomalia principe ovviamente è costituita da Silvio Berlusconi, ma anche nell'altro campo, nel campo del centrosinistra, si sono andate strutturando diverse anomalie. Ho paura, temo che una di queste anomalie sia proprio il Partito Democratico, che a 7 anni dal suo atto fondativo ancora non riesce a darsi un profilo identitario preciso, ancora non riesce ad avere delle leadership riconosciute, ancora è diviso in bande che si fanno la guerra. Attenzione, bande, non correnti, perché per paradossale che possa apparire un giudizio del genere espresso da me, che vengo da una certa storia politica, le correnti erano un fatto serio. Le correnti nei vecchi partiti, nei partiti della cosiddetta Prima Repubblica, avevano una certa importanza. Avevano una certa importanza, erano portatrici di progetti, di idee, di valori. Il PD invece è diviso non in correnti ma in bande che si danno battaglia con una situazione, devo dirlo, noi siamo, parlo ad un pubblico meridionale, con una situazione drammatica soprattutto al meridione, dove il partito è organizzato in maniera secondo lo schema feudale. C'è il signorotto che controlla i pacchetti di tessere e i pacchetti di voti, non tanto i pacchetti di tessere perché questo è un partito che fa meno perfino delle tessere, ma controlla i pacchetti di voti e intorno al signorotto si muovono diversi vassalli, valvassori, valvassini, e non c'è soprattutto una visione unitaria dei problemi del Mezzogiorno, perché il signorotto, dico per dire, di Salerno ha una sua specificità e una sua identità, quello di Bari ne ha una, quello di Cosenza ne ha un'altra. E questo in un partito che avrebbe dovuto raccogliere l'eredità dei grandi partiti di sinistra, che sulla questione meridionale poi hanno costruito gran parte della loro storia, della loro vicenda nella storia repubblicana. È veramente grave non avere una linea unitaria sul Mezzogiorno, è quanto di peggiore potesse accadere alla sinistra. D'altro canto i dati delle ultime elezioni, quelle di febbraio, parlano di un arretramento pauroso del PD in tutte le regioni meridionali. Più del PDL forse, se ne più del PDL, più del PDL. Io lavoro, vivo e lavoro in una regione, la Campania, dove il PD è diventato addirittura terzo partito e dove il PD ha governato le maggiori istituzioni, dalla regione fino al comune di Napoli, al comune di Salerno, ancora governa il secondo comune della regione, ed è diventato terzo partito, è dietro il PDL, è dietro il Movimento 5 Stelle. In Basilicata, in Calabria, il tracollo è nell'ordine dei 40 punti percentuali, 35-38 punti percentuali. Ecco, alla luce proprio di quello che stai dicendo, secondo te il Movimento 5 Stelle è un po' un capriccio italiano più che un esperimento? Il Movimento 5 Stelle è una risposta di pancia ad un disagio però reale. Il Movimento 5 Stelle, come tutti i movimenti, appunto, è una navicella corsara. I partiti hanno strutture, anche questi partiti leggeri che abbiamo adesso hanno comunque delle strutture decisionali pesanti che in qualche modo rallentano anche la formazione della linea politica, la formazione della politica del partito. Il Movimento 5 Stelle ha invece una struttura molto leggera, molto più leggera, è una navicella corsara. Io non so però se il Movimento 5 Stelle, questa è la cosa su cui mi sto interrogando e ancora non so darmi una risposta, non so se sia la risposta
al male che ha aggredito la democrazia italiana o uno dei sintomi di questo male, perché alcune uscite di Grillo mi fanno ritenere che possa costituire una risposta, altre mi fanno pensare che il Movimento 5 Stelle non sia altro che la febbre, che sia, non sia altro uno dei sintomi della malattia che ha aggredito la democrazia italiana. Secondo te anche il PD è diventato ormai un partito populista? Il PD ha di fronte una serie di sfide che se vengono affrontate con la scorciatoia populista possono portare, attraverso la scorciatoia del populismo, possono portare a delle vittorie nel breve periodo, ma possono non risolvere nessuno dei problemi che sono sul tappeto. Io non credo che il PD voglia imboccare questa deriva. D'altro canto il PD nasce come un partito riformista, il partito della sinistra riformista, quanto di più lontano quindi ci possa essere dal modello populista. Il modello populista è il modello della protesta fine a se stesso, è il modello della non proposta. Il modello riformista invece è un modello che ha al centro la proposta politica, e il PD credo e spero che abbia scelto questo tipo di modello. Certo è che in alcuni momenti perfino il messaggio di Renzi, che secondo me potrebbe essere una buona opportunità per questo partito, rischia di passare per un messaggio populista. Se noi parliamo di Napolitano, Berlusconi, Letta, li possiamo definire, diciamo, facce della stessa medaglia, anche se ancora la dovremmo inventare una medaglia a tre facce? No. Napolitano è stato ed è una grande, nonostante l'età avanzata, una grande risorsa di questa Repubblica, e credo che tutti noi italiani dobbiamo essere grati a Giorgio Napolitano per il sacrificio anche personale. Quindi tu salvi Napolitano? Salvo Napolitano perché ha dato prova di grande, enorme responsabilità in diversi passaggi delicati, cruciali della vicenda politica italiana, passaggi in cui era a rischio la tenuta stessa del sistema democratico e la tenuta stessa del Paese. I passaggi sono l'accettazione del secondo mandato, quando tutto lasciava presagire che a 87 anni potesse finalmente ritirarsi dalle scene e dedicarsi al meritato riposo, e la costruzione del governo Letta. Sono due passaggi decisivi in cui Napolitano ha mostrato grande senso di responsabilità, grande senso di attaccamento alle istituzioni repubblicane. Il Paese in quel momento aveva bisogno di un Presidente della Repubblica, stiamo parlando del 20 aprile, e di un governo, perché i mercati erano lì appollaiati come avvoltoi aspettando di lanciarsi su questo Paese per sbranarlo. Letta, e quindi è nato il governo Letta. Letta è un giovane e scalpitante ex democristiano che degli ex DC ha la cultura del potere, della gestione del potere. Non intendo dare alcuna connotazione negativa a questa cosa che sto dicendo, ed è destinato secondo me a stare sulla scena politica italiana ancora per molti anni e a recitare un ruolo da protagonista. Per quanto riguarda Berlusconi, ritengo che la sua parabola sia definitivamente inabissata. Se noi invece parliamo un po' del passato del PD, Veltroni, Franceschini, chi salvi? Siamo un po' in difficoltà. È un gioco che non mi piace,
In molte presentazioni di questo volume mi viene rivolta spesso questo tipo di domanda. Per la verità, molti colleghi poi allargano il campo a Valdalema, a Renzi, a Bersani, chi butti dalla torre. No, è un gioco che non mi piace. Ti rispondo con due telegrammi. Veltroni è uno che aveva vinto la lotteria di Capodanno, secondo me, e ha poi stracciato il biglietto, o forse lo ha perso, perché ha fallito diverse occasioni. Franceschini è, per dirla con Ciriaco De Mita, che di politica ne mastica anche parecchio, un cristiano sociale, e quindi è quasi un comunista travestito da democristiano. Però con questo non voglio esprimere nessun giudizio di valore. È anche lui una grossa risorsa del centrosinistra, lo è anche Veltroni, ci mancherebbe. Ma penso che nel prossimo futuro sentiremo parlare sempre meno di Veltroni e De Franceschini e sempre più di Matteo Renzi e Enrico Letta. Ecco, Matteo Renzi proprio in questo quadro, un Don Chisciotte oppure un rivoluzionario? È una opportunità che il PD non può lasciarsi scappare. Soprattutto Matteo Renzi non deve diventare, per il gruppo dirigente del PD, io lo dico in tutte le presentazioni di questo libro, lo scrivo anche, non deve diventare una ossessione. È un giovane che parla un linguaggio che viene capito dalla gente, dall'elettorato, non solo di centrosinistra, anche da un pezzo importante dell'elettorato di centrodestra. Ha dalla sua una buona spendibilità anche televisiva, il che non guasta in una democrazia dell'immagine, e soprattutto ha come Letta nel DNA, nei geni, la cultura del potere, tipico della vecchia democrazia cristiana. Io concludo il mio libro con una tesi provocatoria, che poi ho visto è stata ripresa, non certamente dal mio libro, ma insomma c'è stata questa singolare coincidenza, anche Massimo D'Alema sta ripetendo un po' queste cose da qualche settimana, da qualche mese. Io chiudo il mio libro con questa tesi: di fronte alle prossime sfide il PD farebbe bene ad affidare la leadership del partito ad una espressione proveniente dall'ex PC, PDS e DS, insomma una personalità della sinistra, che potrebbe essere anche lo stesso Cuperlo, che pure è candidato, e mentre il candidato alla premiership, secondo me, deve essere un esponente proveniente dall'ex Margherita. Però se oggi guardiamo a quelli che sono gli inciuci, li chiamano inciuci, di tutti quelli che ci sono stati nella storia, ufficiali, ufficiosi, pensi che il governo delle larghe intese sia stato uno di questi, sia stata la punta di un iceberg? È stato un governo dettato dallo stato di necessità, questo è chiaro. Ma può essere anche il frutto, per esempio, di quel processo chiamato compromesso storico che poi... No, è una cosa... Su questo punto specifico non sono stato molto d'accordo con Napolitano. Napolitano in una certa fase ha cercato di far passare questa operazione del governo di larghe intese, ha richiamato la famosa collaborazione tra Berlinguer e Moro. Su questo non sono molto d'accordo. Questo è un governo nato da uno stato di necessità. In una situazione drammatica dal punto di vista economico e dell'occupazione, dei consumi, senza questo governo probabilmente questo paese avrebbe dovuto portare i libri in tribunale, avrebbe dovuto dichiarare il fallimento. Poi è chiaro, insomma, è un governo che mette insieme PD e PDL, insomma, bisognava mettere in conto che la navigazione sarebbe stata molto difficoltosa, come poi si è rivelato. In breve, cosa ti spaventa di più oggi della politica italiana? Mi spaventa
una vena populista che non si attenua nonostante l'eclissi di Berlusconi e che si potrebbe andare a riversare interamente nel Movimento 5 Stelle, inquinandone le falde, perché io sono convinto che quello è un movimento le cui falde sono ancora vergini, sono ancora poco inquinate, e mi spaventa la irresponsabilità di alcuni settori della vita politica italiana. Siamo in una fase cruciale, o ci giochiamo tutto, ci giochiamo la credibilità all'estero, in Europa soprattutto, ci giochiamo il futuro di almeno due generazioni di italiani, le prossime due generazioni di italiani. Non possiamo permetterci il lusso di sbagliare nessuna mossa. C'è un problema che di sicuro è più grande della politica italiana, ma che si incastra perfettamente oggi, ed è quello dell'Europa. Sì. L'Europa, tu cosa l'Europa, pensi l'Europa, dell'Europa? L'Europa può essere una straordinaria opportunità se... Tu parli del fallimento di Maastricht, sì, che però sì, non sì, viene detto sì. in maniera chiara. Può essere una straordinaria opportunità se... al processo di unificazione monetaria ed economica si accompagna anche il processo di unificazione politica. Non possiamo più permetterci un'Europa a due velocità, non possiamo più permetterci un'Europa in cui un direttorio decide per tutto il resto del continente. Il processo di integrazione deve essere reale, deve essere... Lo dobbiamo poter toccare con mano, solo così l'Europa potrà darci una mano e potrà essere una grande opportunità. Certo, se continua ad avere un direttorio franco-tedesco, l'Europa è destinata fatalmente ad andare incontro ad un processo di disgregazione che, si badi bene, in questa particolare fase storica potrebbe essere fonte di gravissimi squilibri a livello planetario addirittura. Ecco, qualche tempo fa proprio mi colpì un titolo proprio di un giornale, diceva che in Grecia si stanno iniziando a vendere prodotti scaduti nei supermarket a prezzi stracciati per permettere noi ci a siamo tutti noi ci siamo andati vicinissimi di fare la spesa, insomma siamo noi lì. Ci siamo andati vicinissimi, cioè noi siamo andati noi nella scorsa primavera siamo finiti a pochi centimetri dalla situazione greca. La deriva si è un po' rallentato, cominciano ad arrivare dei segnali incoraggianti sulla ripresa dei consumi, i dati riguardanti la disoccupazione e l'occupazione continuano ad essere drammatici, però ricomincia a crescere la curva dei consumi, ricomincia ad affiorare una certa fiducia, un certo ottimismo per l'immediato futuro. Certo è che nei prossimi mesi, se questo governo dovesse rimanere in carica, non dovesse essere sbalzato dai problemi giudiziari di Berlusconi, nei prossimi mesi a questo governo saranno chieste delle prove molto importanti, dovranno adottare delle misure ancora più drastiche, soprattutto dovranno allentare la pressione fiscale, dovranno in qualche modo rilanciare i consumi con qualche misura strutturale, non più solo congiunturale, e soprattutto dovranno mettere mano ad un grande piano per il lavoro. Questa è la cosa. Io penso che noi siamo esattamente nella stessa situazione che spinse nel 1949 la CGIL di Giuseppe Di Vittorio a presentare il piano per il lavoro. In questo momento l'Italia ha bisogno di un grande piano per l'occupazione. Diciamo un piano Marshall dell'occupazione. Un piano Marshall dell'occupazione, esatto.
Allora, per noi, a noi è rimasto poco tempo, però un'ultima domanda te la voglio fare, senza andare in tesi di stampo complottistico e via dicendo. Ma c'è un piano, secondo te, organizzato, come alcuni stanno dicendo, di impoverimento delle masse, simbolo anche di una globalizzazione malata? No, non c'è un piano preciso, ma c'è una volontà a livello planetario di tu fai accenno alla globalizzazione, c'è una volontà di di aggravare gli squilibri, aggravare le diseguaglianze. Questo è sicuro. La dinamica della globalizzazione è una dinamica spietata, è una dinamica crudele. La globalizzazione non ha risolto nessuno dei problemi che c'erano prima sul piano della tenuta degli equilibri sociali, anzi ne ha aggravati moltissimi. La globalizzazione ha prodotto nuove diseguaglianze. Che poi ci sia un piano, non credo, un piano preordinato. C'è però il grande capitale finanziarizzato, il finanza capitalismo, lo chiama Luciano Gallino, che è uno dei più grandi, secondo me il sociologo più lucido in questa fase della nostra storia, della nostra storia contemporanea. Il finanza capitalismo ha prodotto dei guasti drammatici. È lui il vero nemico da combattere. Bene, il nostro tempo termina qui. Io come sempre in breve do la possibilità di lanciare un messaggio dal nostro salotto. In piena libertà, lì è la telecamera. Io mi auguro, l'ho detto prima, che ci sia un grande piano per l'occupazione. In questo paese deve ripartire il lavoro. Il lavoro per chi l'ha perso, il lavoro per chi non l'ha mai avuto. La seconda priorità, che poi è connessa intimamente alla prima, deve essere, per qualsiasi governo dovesse insediarsi alla guida di questo paese, deve essere il mezzogiorno. Il mezzogiorno è completamente scomparso dall'agenda politica italiana. Ci deve tornare al primo posto delle politiche di intervento pubblico, perché il mezzogiorno rappresenta un terzo di questo paese e senza mezzogiorno questo paese non può andare da nessuna parte. Bene, Massimiliano, io ti ringrazio. In bocca al lupo per la tua carriera e per il tuo libro. Grazie. Grazie ancora. Buonasera. Bene, Spazio 3 termina qui, noi ci vediamo mercoledì prossimo.